Ciao a tutti amici di Baldomonte Science, sono Raffo ed in questo nuovo video vi spiegherò come è stato inventato il primo barometro a mercurio. Il primo uomo a misurare la pressione atmosferica fu il fisico italiano Evangelista Torricelli, che nel XVII secolo ideò un metodo per misurare la pressione. In pratica lui utilizzò uno strumento costituito da un tubo di vetro lungo circa un metro, con una sezione di un centimetro quadro, chiuso ad un'estremità e pieno di mercurio. Nel suo esperimento, Torricelli tappò l'altra estremità con il dito e immerse il tubo capovolto in un recipiente contenente anch'esso mercurio. Dopo aver tolto il dito dall'imboccatura, il fisico notò che il mercurio contenuto nel tubo scendeva rapidamente fino ad arrivare all'altezza di 76 cm. Ma come mai il tubo non si svuotava del tutto? Torricelli pensò che fosse la pressione esercitata dall'aria sul mercurio del recipiente a impedire al mercurio contenuto nel tubo di scendere completamente. Questo allora significava che la pressione esercitata da 76 cm cubi di mercurio era uguale alla pressione atmosferica che agiva sul mercurio della bacinella. Sappiamo infatti che un centimetro cubo di mercurio pesa 13,5 grammi. Il peso della colonnina di mercurio contenuto nel tubo alto 76 cm con una sezione di 1 cm cubo era pari a 13,6 grammi per 76, cioè 1033 grammi, equivalente a 1,035 kg. Perciò la pressione esercitata dal mercurio era di 1,033 kg su centimetro quadro. Dato che la pressione prodotta dal mercurio nel tubo e la pressione atmosferica erano in equilibrio, Torricelli dedusse che la pressione atmosferica avesse un valore pari a 1,033 kg su centimetro quadro. Torricelli aveva quindi inventato il primo barometro a mercurio in grado di misurare la pressione atmosferica. Siccome la pressione veniva misurata utilizzando il mercurio, per lungo tempo è stato utilizzato come unità di misura il millimetro di mercurio, o anche Tor dal nome del suo inventore. Tuttavia Torricelli non sapeva che il mercurio era tossico e per questo motivo non viene più utilizzato nei barometri moderni. E per questo video è tutto. Grazie per l'attenzione, lasciate un like e un commento se vi è piaciuto il video ed iscrivetevi al nostro canale per rimanere sempre aggiornati.